Ciao ragazzi, bentornati e parliamo adesso di altre due tipologie di clima presente in Europa, che è il clima alpino e il clima atlantico. Allora, il clima alpino, lo dice stesso il termine, si trova ovviamente nelle zone dei monti, delle montagne più alte, come sulle Alpi, e soprattutto nelle Alpi, sulle Alpi e i Pirenei. Allora, gli inverni sono particolarmente freddi, le estate sono fresche, i venti sono ovviamente freddi, perché parliamo di un clima che è caratterizzato da inverni molto freddi. I venti sono umidi e freddi e le piogge sono abbondanti. La vegetazione in queste zone la possiamo suddividere in quattro fasce, perché parte da un'altezza e ovviamente più saliamo e più la vegetazione cambia. Fino a 1500 abbiamo alberi, ortaggi e boschi. Da 1500 a 2000 i fogli, prevalentemente diciamo ci sono degli alberi con la foglia a forma di ago, questo è perché riescono a trattenersi, cioè a sopravvivere alla neve, perché la neve scivola quando la foglia ha forma di ago, quindi riescono a sopravvivere al freddo forte. Da 2000 a 3000 abbiamo prati e alberi più bassi e fino a poi superando i 3000 quando abbiamo solamente prevalentemente delle rocce nude. Allora, questo è il clima alpino. Poi parliamo anche del clima atlantico. Allora, diciamo, prevale nelle zone vicino all'Oceano Atlantico. E qui ci sono, c'è un clima molto mite, perché ricordiamo che diciamo, nelle zone che sono più vicine al mare godono di un clima sicuramente migliore rispetto a quello che si trovano più in alto. Quindi la vicinanza del mare aiuta ad avere un clima mite. Le piogge sono abbondanti. Vi è però frequentemente la nebbia e i venti però in queste zone sono più forti. La vegetazione prevalgono latifoglie e pianure erbose. Anche in questo caso, ragazzi, potete sempre aiutarvi con le cartine, perché se voi associate un colore di una matita ad una tipologia di vegetazione, oppure dividete proprio in fasce, è più facile ricordare, anche perché una volta incamerati più o meno bene le caratteristiche dei vari climi, poi si ripetono, insomma, li troverete spesso le definizioni dei climi. Detto questo, vi saluto, invito a mettere mi piace, condividere, iscrivervi al nostro canale, attivare la campanella e seguiteci sui social. Ciao ragazzi, alla prossima!